Senza lo Spirito Santo non c'è fede. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buon inizio settimana. Oggi è il Vangelo che ci donerà la forza di vivere questo giorno e di essere dei cristiani che seguono la parola di Dio. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca 17:1-6. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritornerà a te dicendo «sono pentito», tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: «accresci in noi la fede». Il Signore rispose: «se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe». Amen. Carissimi, oggi il discorso di Gesù, in questo capitolo 17 del Vangelo secondo Luca, verte sulla fede, insieme ad alcune osservazioni, alcuni detti da parte di Gesù che sembrano slegati tra di loro. In realtà non lo sono. Si parla di uno scandalo, quindi di una vita comunitaria, dove ci sono situazioni che a volte bloccano la comunione, la vita comune. Ci sono situazioni di peccato e quindi di mancanza di perdono, dove è necessario compiere dei passi, dei gesti per riconciliarsi. E infine si parla di fede, quando i discepoli stessi, di fronte a questi avvertimenti, queste osservazioni da parte di Gesù, dicono: «Maestro, accresci in noi la fede», come se loro non dovessero fare nulla, ma soltanto ricevere. E spesso lo pensiamo anche noi. O Dio, io in questa situazione non riesco a confidare in te, a mettere in pratica la tua parola, del perdono, della fiducia. Quindi se tu non mi dai la fede, io non riesco, non ce la faccio. Accresci in me la fede. Noi preghiamo così di solito. Oppure, anche a me spesso capita, le persone mi dicono: «Padre Luca, preghi per me, si ricordi nelle sue preghiere». E va bene, e lo faccio, e mi ricordo. Ma a volte è più un'attitudine di delegare ad altri, delegare a Dio il compito di fare crescere in me la fiducia in Lui, delegare alle altre persone il fatto che se io non cresco nella fede, perché non pregano per me. E io da solo non voglio intervenire in questo ambito spirituale della mia vita. Ecco allora che Gesù dice: siete voi che dovete avere la fiducia, cari miei discepoli, siete voi che dovete entrare in questa ottica, che la fede non cade dal cielo, ma voi dovete avere un cuore così aperto verso di me, la mia parola, che potete anche compiere grandi miracoli. Anzi, fa l'esempio di una pianta, di un gelso, alla quale potreste dire: sradicati e vai a piantarti nel mare, e vi obbedirebbe. La questione, come oggi ho voluto sottolineare nello slogan, senza lo Spirito Santo non c'è fede, è proprio questa. Da soli non siamo capaci
di avere questa fiducia in Dio, fiducia nel mettere in pratica la sua parola, perché molte volte noi conosciamo, sappiamo che cosa dobbiamo fare. Le azioni di bene da compiere, il riconciliarsi, il perdonare, cambiare certi stili di vita, certe azioni, ma deleghiamo a Dio o agli altri dicendo non ho il dono della fede, non posso cambiare, non mi posso convertire. Tu ce l'hai, io non ce l'ho e viviamo comodamente. Ma la soluzione ce l'abbiamo negli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù è morto, risorto, glorificato, ha dato una promessa che si è realizzata il giorno di Pentecoste. È sceso lo Spirito Santo, Pietro, Giovanni, tutti i discepoli sono stati diversi, cambiati, hanno avuto quella fede che prima non c'era, perché di fronte alla passione di Gesù, Pietro lo ha rinnegato, non aveva fede. Giuda lo ha consegnato alla morte. Gli altri discepoli sono scappati. Dov'era la fede di coloro che hanno vissuto alcuni anni con Gesù? La fede è venuta quando è sceso lo Spirito Santo. È entrato nel loro cuore e loro hanno iniziato a credere e a compiere segni, prodigi e miracoli, a perdonarsi, ad amarsi più di prima, perché lo Spirito Santo era in mezzo a loro. Ecco perché oggi non se ne parla molto, si parla sempre come aver fede, come suscitare la fede, ma in realtà dovremmo fare delle belle preghiere, fratelli e sorelle, delle preghiere, degli incontri spirituali dove tutti insieme invochiamo lo Spirito Santo dicendo vieni Spirito Santo, non solo nel giorno di Pentecoste, ma soprattutto ogni giorno della nostra vita, prima di andare a lavorare, prima di essere in relazione con gli altri. Vieni Spirito Santo, donami la fede, donami un cuore che sa amare, che sa perdonare, che sa andare incontro agli altri, un cuore che sa avere fiducia nella promessa di Dio. Vieni Spirito Santo, abbiamo bisogno di te oggi, bisogno di incontrarti, bisogno di sentire che la fiducia nel Padre oggi cresce, perché tu ci sei, perché tu mi accompagni, perché tu mi indichi la strada. Vieni Spirito Santo, abbiamo davvero bisogno di te. Donaci la fede, donaci la fiducia nella parola di Dio, nel Vangelo, in quelle cose che Gesù anche oggi ci ha detto, per metterle in pratica. Spirito Santo, ho bisogno di te. Riconosco che da solo non riesco ad accrescere la fede della mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E allora, davvero con grandissima fiducia, oggi ripetiamo questo slogan: senza lo Spirito Santo non c'è fede. Cosa fare? Invocarlo, semplicemente, con questa frase: vieni Spirito Santo. Invocalo quando lavori, quando sei per strada, quando sei nella difficoltà e quando qualcosa oggi ti riuscirà. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. E Lui viene e ti dona la fede nel Padre, la fede in Gesù Cristo che è vivo e che cammina insieme a noi oggi. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.
ti ascolto.